Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Oggi voglio presentarvi un prodotto molto interessante, si chiama Pocket Talk S. Ecco dunque Pocket Talk, che è uno degli oggetti più curiosi tra quelli che ho provato di recente. È diventato più piccolo rispetto al modello precedente. C'erano prima due pulsanti, uno per ogni lingua, adesso invece un singolo pulsante. In questo modo potete scegliere la direzione della vostra conversazione oppure semplicemente quando iniziate a parlare a questo dispositivo è sufficiente che voi diate indicazione, ad esempio dicendo italiano, e poi cominciate ad utilizzare la vostra lingua, no? Ad esempio, ciao, come stai? Hello, how are you? In questo modo, vedete, c'è una traduzione, ma questa frase è molto semplice. In realtà quello che è molto interessante è anche il fatto che Pocket Talk è in grado di gestire anche dei contenuti gergali. Adesso fate finta di non sentire quello che io sto dicendo, ma ad esempio, ho visto una ragazza molto gnocca al bar di cui vorrei il numero di telefono. I saw a very hot girl at the bar whose phone number I would like. Vedete come sia riuscito a tradurre anche il termine che non è esattamente il più politically correct che si possa pensare. Ma quante sono le lingue tra cui scegliere? Se voi scorrete l'elenco da Pashtu, persiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, samoano, sindi, singalese, slovacco, sono oltre 70 le lingue che trovate, i diversi tipi di inglese: haitiano, gallese, galiziano, frisone, filippino, ebraico, croato, cinese, ceco, catalano, cantanese, bielorusso. Vedete, c'è veramente la qualunque. Qui rimangono le linee, ad esempio, più utilizzate. Io ho messo ad esempio l'inglese, potete fare anche la parte inversa, no? So, how are you? How are you doing? Allora, come stai? Come stai? Quindi, questa possibilità di tradurre in tempo reale, che vale anche per cartelli, per indicazioni come menu. Qui vedete c'è il riconoscimento automatico della lingua attraverso la fotocamera, basta inquadrare una scritta per ottenere la traduzione. Avete poi un'altra possibilità che è quella della conversione di unità di misura, no? Potete scegliere l'unità di misura da convertire, anche qui vale esattamente come per le lingue, potete tenere le conversioni più frequenti di cui insomma siete protagonisti e poi andare invece all'utilizzo delle svariate unità di conversione che potete trovare invece nel menu completo. Non solo, perché avete all'interno anche di questo menu la gestione della connessione al Wi-Fi, la possibilità, nel caso in cui inseriste una vostra SIM, vedete c'è uno slot SIM che trovate in questo punto, di inserire il vostro APN. Perché? Perché quando voi comprate Pocket Talk S per 2 anni avete un abbonamento che vi permette di utilizzare tutte le funzioni in tutto il mondo senza bisogno di Wi-Fi. Passati 2 anni potete scegliere se, diciamo, aggiornare il vostro abbonamento oppure se prendere la vostra SIM, inserire la vostra SIM nello slot e usare un vostro piano dati. In alternativa potreste semplicemente utilizzare questo oggetto anche quando c'è solo il Wi-Fi. Si collega attraverso un connettore USB Type-C molto semplice da usare, pulsante d'accensione e volume rocker su questo lato, oggetto estremamente leggero ed estremamente funzionale. Vi devo dire che veramente è un prodotto molto molto interessante, soprattutto per voi che viaggiate. Avete visto dunque, Pocket Talk S è un prodotto veramente molto molto interessante, un oggetto che soprattutto per voi che viaggiate, che amate raggiungere magari posti esotici e che non avete la conoscenza di tutte le lingue del mondo, troverete sicuramente eccezionalmente comodo. Io ad esempio l'ho segnato a mio figlio nell'ultimo viaggio in diversi paesi in giro per il mondo, nelle località dove c'erano lingue che lui non conosceva, per insomma rendergli più facile l'interazione con le persone, la soluzione anche dei piccoli problemi quotidiani. Pocket Talk
è veramente un prodotto strepitoso e diciamo che il prezzo di 299 euro li vale veramente tutti.